grazie all'avvocato Fiondo e grazie al Rotary Club per avermi invitato questa sera, in particolar modo al presidente, il dottor Pallaggiano, e all'altra moderatrice, l'avvocato e amica Bianca Baldano. Io introduco il mio intervento, che sarà diviso in due parti, uno dedicato alla violenza di coppia e la seconda parte alla violenza sui bambini, soprattutto nelle mura domestiche. Però vorrei introdurre il mio intervento leggendovi un brevissimo dialogo tratto da un film di una regista madrilena uscito nel 2003, che si chiama Ti do i miei occhi. Questo dialogo avviene tra una coppia, Antonio e Pilar. Antonio dice a Pilar: è da molto tempo che non mi regali niente. Lei gli risponde: dimmi quello che vuoi, io te lo darò, tutto, voglio tutto, da qui fino a qui, indicando tutto il corpo di Pilar. Ce l'hai già, non me l'hai dato, te lo do, ma tutto, voglio tutto, le braccia, le gambe, le dita, voglio tutto, devi dare tutto, dimmelo. Ti do le mie braccia, le gambe, ti do le mie gambe, le dita, ti do le mie dita, il collo, ti do il mio collo, il seno, ti do il mio seno, la schiena e le spalle. Ti do la schiena e le spalle, i piedi, ti do i miei piedi, gli occhi, ti do i miei occhi. Perché ho scelto questo breve dialogo? Perché mi sembra che esprima bene il senso di un amore violento e di un amore basato sul possesso, che non è soltanto il possesso del corpo di una donna, ma è il possesso dei suoi pensieri, della sua vita, delle sue ambizioni e di tutta la sua esistenza. Ci possiamo chiedere perché all'interno di un legame affettivo ci possa essere tanta violenza. Faccio un passo indietro e scomodo Freud per dire che lui, già nel suo saggio In al di là del principio di piacere, ci dice che in ognuno di noi ci sono due principi, cioè che ci sta la pulsione alla vita e c'è la pulsione alla morte, c'è l'eros e c'è il thanatos, e nelle situazioni di fisiologia c'è un equilibrio tra queste parti. Evidentemente nell'amore violento questo equilibrio non c'è e c'è il prevalere dell'uno sull'altro. In realtà vediamo che in questo tipo di legame, come quello di Antonio e di Pilar, l'altro viene ad essere controllato e non viene riconosciuto come essere indipendente da sé, come alterità. E nel momento in cui c'è un riconoscimento dell'alterità, l'alterità diventa estraneità e l'estraneità porta alla disumanizzazione. Questo è vero nei legami d'amore, ma è vero in tutti i legami, no? E vorrei con voi prima di tutto tracciare quello che è un profilo psicologico del perpetuatore di violenza. Sappiamo che le violenze sono molteplici nei confronti delle donne e vanno dalla violenza psichica alla violenza fisica, all'abuso sessuale, fino ad arrivare all'uccisione e alla morte. Per cui non possiamo parlare di un unico profilo di personalità, ma possiamo tracciarne vari lungo un continuum che vanno dai disturbi di personalità di tipo narcisista a disturbi di personalità di tipo borderline, fino ad arrivare a disturbi di personalità antisociali. Per farvi capire, insomma, questo continuum, scomodiamo personaggi della letteratura come Don Giovanni e Barba Blu, cioè Don Giovanni che ha un disturbo di personalità di tipo narcisista, il quale utilizza la donna come mezzo e strumento per la propria autostima, fino a Barba Blu che invece non riconosce proprio la donna nella sua interezza, nella sua tridimensionalità, nei suoi aspetti affettivi, emotivi, ma è una cosa, è un oggetto di possesso e quindi può essere distrutto. Ci sono degli aspetti comuni in tutte queste personalità. Quali sono questi aspetti comuni? Tutte queste personalità, seppure diverse, di gravità diverse, hanno delle problematiche inerenti alla propria autostima. La propria autostima sono personalità fortemente manipolative, aggressive e distruttive.
vive. Cioè, come dicevo prima, c'è forte l'impulso alla distruttività. Queste persone molte volte però sono state a loro volta vittime di violenza, sono state a loro volta bambini che hanno subito maltrattamenti psichici e fisici. Molte volte i nostri sentimenti, e soprattutto i sentimenti di chi è stato traumatizzato, non accedono alla nostra mente, sono talmente dolorosi che questi bambini, dove dentro di noi c'è sempre un bambino, questi bambini non hanno potuto esprimere il dolore interno. Per cui all'interno del rapporto con la partner, con il coniuge, c'è una traslazione, cioè un mettere il proprio coniuge, la propria partner, nelle vesti della vittima, come un capovolgimento dall'essere stati passivi, oggetti di violenza, a diventare il perpetuatore della violenza. In realtà, come ci sono dei profili di personalità per il perpetuatore della violenza, non ci sono per le vittime. Molte volte ci sono donne che hanno subito violenza che sono state vittime a loro volta e che non hanno imparato ad avere cura di se stesse, o donne che hanno una personalità dipendente. Però questo non è sempre vero, perché le donne vittime di violenza molto spesso sono donne che hanno delle buone relazioni con l'esterno, delle buone relazioni affettive, hanno avuto un'infanzia serena. Allora perché una donna tollera e sopporta tanta violenza? Perché l'inizio di queste relazioni affettive molte volte sono delle relazioni molto positive. Perché soprattutto nel caso di personalità narcisiste non si sceglie una donna qualsiasi, ma si sceglie una donna che vada a rifornire la propria autostima. Sono dei legami fortemente idealizzati. Successivamente l'aspetto del controllo che l'uomo esercita nei confronti delle donne e questo atteggiamento di isolamento e di chiusura nei confronti dell'esterno fa sì che queste donne inevitabilmente si ribellino o quantomeno si discostino. Questo fa sì che dall'idealizzazione si passa alla svalutazione, per cui queste donne si trovano a vivere una profonda confusione. È come quando a casa ci salta la corrente e siamo costretti a brancolare nel buio fino ad arrivare all'interruttore ad alzare il salvavita. Cioè, queste donne devono fare un nuovo esame di realtà, devono acquisire dei nuovi parametri e dei nuovi riferimenti per comprendere quello che sta accadendo. Anche perché, come diceva Rosa prima, molte volte questi uomini dopo la violenza sembrano assolutamente disperati, sembrano che sono pentiti per sempre. Questo perché? Perché il perpetratore della violenza dipende dalla vittima, ha bisogno della vittima, perché se no viene a contatto con quel dolore, con quella sofferenza di quel bambino che è dentro di sé, che piange e si dispera, e quindi ha bisogno di entrare, di mettere nella vittima, e dipende da lei. A questo punto capiamo perché molte donne molte volte si sentono in colpa, e tante donne ho sentito dire: sì, ma lui c'ha il lato buono. E questo lato buono è quel lato dei momenti in cui sembra una persona estremamente fragile, per cui diventa il figlio da proteggere, il figlio che deve essere, in cui si deve negare tutto quello che succede all'interno delle mura domestiche, e c'è la speranza di poterlo cambiare, di poterlo trasformare. Un giorno cambierà, e il pensiero di non riuscirci crea una forte bravura e senso di depressione. Le donne che arrivano dallo psicologo, forse anche molto prima di arrivare dal legale, sono donne che non arrivano dallo psicologo perché sono maltrattate, ma sono donne che hanno tutta una serie di sintomatologie, che sono sintomatologie psichiche, come attacchi di panico,
disturbi fobici, disturbi ossessivi compulsivi o condizioni di depressione, oppure tutta una serie di sintomi psicosomatici come le ulcere, come una riduzione delle difese immunitarie, problematiche all'albo o quant'altro. Qual è il ruolo dello psicologo, no? Di accogliere queste richieste, di cercare di comprendere che cosa c'è alla base di queste sintomatologie. In genere alla base di queste sintomatologie ci può essere appunto una forma di maltrattamento, che può essere un maltrattamento psichico o un maltrattamento fisico. A volte è necessario l'allontanamento dal domicilio, e in questo caso che bisogna costruire una rete nuova costituita dal sostegno dell'assistente sociale, dell'operatrice della casa famiglia, della funzione del legale, costruire una funzione di utero, cioè di un utero che contiene, che accoglie, che nutre, che è caldo e che gradualmente aiuta queste donne a fare un esame di realtà e a chiedere aiuto. In realtà vorrei passare ora alla seconda parte del mio intervento, che riguarda invece l'infanzia, dove le figure di queste figure genitoriali che sono violenti nei confronti dei figli riguardano sia le figure delle personalità di cui vi ho detto precedentemente, ma non sempre ci troviamo dinanzi a dei disturbi psichiatrici conclamati. A volte ci troviamo dinanzi a soggetti che hanno delle problematiche relative alla gestione dello stress e alla gestione della frustrazione. Che cosa dire del mondo interno di un bambino traumatizzato? Un bambino traumatizzato è un bambino che ha una confusione relativa alla comunicazione con le proprie figure genitoriali. È un bambino che comunica attraverso la tenerezza e che vorrebbe tenerezza, e invece la tenerezza talvolta viene interpretata in termini erotici oppure attraverso la violenza. Allora, qual è la risposta del bambino? È quella di identificarsi con l'aggressore, che significa non diventare l'aggressore con la sua aggressività, ma di fare i suoi sentimenti di colpa e di vergogna che sono del suo aggressore. Cioè i bambini finiscono per sentirsi cattivi, perché è meglio essere cattivi anziché pensare di avere un genitore che può essere cattivo con lui. Tutto questo chiaramente crea una profonda confusione e mette in atto dei meccanismi di difesa e di dissociazione. Sono, come ha detto anche precedentemente Rosa, varie forme di violenza che possono andare appunto dalla violenza fisica, e questo lo ritroviamo molte volte soprattutto in pratiche educative estremamente rigide che richiedono anche delle forme di punizione, oppure in violenza che è la più frequente, più che violenza e maltrattamento, e incuria, che va dall'incuria fisica, ma ancora più frequente l'incuria psichica, e tanti sono i bambini che arrivano per incuria psichica, bambini che non sono contenuti nella mente dei propri genitori, anche se ci sono delle risposte adeguate ai suoi bisogni fisici. Si arriva poi all'abuso sessuale, di cui potete immaginare che va sia dal rapporto sessuale, ma anche ad altre pratiche come la manipolazione, la pornografia o quant'altro, e la violenza psicologica che si associa a tutte le altre forme di violenza, per poi arrivare alla violenza assistita, che ha lo stesso potere traumatico di tutte le altre forme di violenza, soprattutto se reiterata, per cui ha un forte impatto traumatico. Quali sono gli indicatori? Perché mi si chiedeva proprio di fare riferimento ad alcuni indicatori. Gli indicatori sono vari. Ci sono bambini che evitano il contatto con gli adulti, bambini particolarmente acquiescenti o bambini aggressivi. Molto spesso
vengono portati bambini che hanno disturbi del sonno, disturbi alimentari, pavor nocturnus, adolescenti che tendono il suicidio, o ancora molto più frequenti oggigiorno sono i ragazzi che si tagliano, tecniche autolesioniste. Gli indicatori possono essere tanti e variano da soggetto a soggetto. Per fare una diagnosi non si può utilizzare un indicatore, ma una pluralità di indicatori. Qual è il compito dello psicoterapeuta? Io credo che in questo caso è fondamentale l'accompagnamento e la crescita, che riguarda sia in un primo tempo l'accompagnamento proprio alla situazione di crisi, cioè concomitante anche a tutte le pratiche legali, e non può non tenere conto di quello che avviene nella vita del bambino, per cui è necessario soprattutto lavorare sulle difese del bambino che si trova in una posizione antalgica, cioè non vuole entrare in contatto con il suo dolore e con la propria sofferenza, fino ad arrivare in una seconda fase ad una psicoterapia vera e propria, e quindi ad un lavoro sul profondo e sul mondo interno del bambino, che riguarda molte volte un rivivere l'esperienza traumatica, e dopo questo cercare anche di lavorare sul senso di colpa e sulla vergogna. Il rapporto con il terapeuta è un po' un rivivere anche quei sentimenti negativi, l'odio, l'aggressività che si è avuto verso il perpetuatore della violenza e che non si poteva esprimere, perché c'è un rapporto nuovo, un po' una funzione materna, dove il rapporto è un rapporto che accoglie, che non ha delle ripercussioni negative, ma è un rapporto basato sulla fiducia e che permetterà di avere fiducia sul proprio futuro. Sicuramente il lavoro dello psicoterapeuta con i bambini abusati ha un impatto emotivo per noi molto forte, però non c'è un ritorno più importante, più di grande gratificazione di vedere un bambino rifiorire e di superare l'evento traumatico. Io vi ringrazio per l'attenzione.